Ciao a tutti e bentornati su Geek Family Official. Oggi sono qui con il mio assistente, Vavà. Boba! Fatto bene? Sì. Ok. Yeah! Va bene. E apriremo lo starter set di Ondata Oscura di Keyforge. Ecco perché non faccio venire i video. Voluto partecipare. Ondata Oscura, lo starter set che ha tutta la plastica che rimbalza la luce del flash che usiamo. Quindi apriamolo. Quindi lo Qua ci apriamo stanno dei perché bochini. lo apriamo e poi lo guardiamo. Che è antipaticissimo da riprendere. Con i nostri potenti mezzi luminosi ce la faremo? No. Prendo i forbici? No, No, ce l'hai ce l'ho fatta. Dove fatta. le bustine? Ce l'ho fatta subito al primo tentativo. Che Yeah. bella! Ah, la scatola è tipo soft touch in rilievo, con alcuni elementi in rilievo. A Keyforge, un gioco della Fantasy Flight Game Con ideato da all'interno due Richard mazzi. Gerfield. All'interno due mazzi per due giocatori. Eh sì, non ti sfugge niente. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Distribuito in Italia dall'Asmodee Italia. Sul retro vediamo delle bestie che potremo incontrare. Ma anche davanti. Ma anche davanti, certo. Questo pazzo che per andare a prendere un'ambra si è tuffato in fondo al mare. In Oh! fondo al La scatola del retro è grigio. Volevo colore unico. partecipare. Ah, c'è il regolamento. Di Keyforge proprio. Il regolamento, sì, del come giocare a Keyforge e immagino anche con la E la marea, fase tutto. della marea. Forse. Nuove azioni. Ma forse no, sì. C'è la fase della marea che vedremo ad applicare nel corso di questa partita inaugurale. Che tu non mi spieghi, che mi Perché spiegherai perché non io me la e so. Gaia ci sfideremo. Ti sfiderò. Adunque. Ok, abbiamo i segnalini. Li vuoi aprire tu? Vabbè, Sì, no, non ci riesco. li apro io. Abbiamo i segnalini per i vincoli. Poi abbiamo i segnali della forza, dello stordito, per il protetto, le ferite, questo non so che cos'è. Ah, Sembra Olmo. dovrebbe essere adirato, quando è arrabbiato che lo fai combattere. Le ambre, altre ferite e naturalmente le chiavi da forgiare. Oh, butto tutto per terra. Tieni, a parte che a te piace di più. Sbustare tutti i token. Fai questo. Intanto io controllo se si vede bene il video. Wow! Sì, si vede bene. Ah, io apro questi segnalini della forza. Guarda quanti più uno che metterò sulle mie creature. Quindi all'interno dello starter deck abbiamo i segnalini per poter giocare. Poi abbiamo. Ah, due tappetini, Gaia! Due tappetini con linea di battaglia, artefatti e per mettere arconti, archivi e mazzi di Che pesca. figo, io voglio questo. Eccola, Gaia già si è fregato quello che piaceva pure a me. Ma vabbè, io mi prendo i logos e tu ti prenderai gli abissali, che hanno un logo fighissimo perché mi ricorda quello di Dagon e Cthulhu. Quindi sono diventati la mia casa preferita. Ma se non ci hai anche giocato. Sono la mia Ok, casa scusa. preferita. Discuto. Allora, primo appunto, Asmodee, questi segnalini sono troppi. Dobbiamo toglierne qualcuno. No, per scherzo. Servono, servono, Sembra anche Sauron un po' l'occhio. servono. Quale so? Ah, così, la botta del Signore degli Anelli. Vai. Qua! Olè. Presenti, sì. Ammucchiamo tutto un po' qua. Allora, quindi tu sarai questo e io sarò questo. Il regolamento. C'entra? Sì. Non lo so, adesso faremo anche un veloce check per capire se siamo tutti dentro la che fico.
Che fico? Che fico? No, lo sapevo. Giocare a chi forge? Che fico? Ogni volta che lo dico inizio a cantare. E voi, amici della Geek Family Official, avete mai sentito il grande cantante, nonché cantautore italiano Pippo Franco cantare che fico? Che fico, che fico, forgiare le chiavi. Siamo perfettamente all'interno dell'inquadratura. Sono stupefatto da tanta professionalità. Che fico. Che fico, che fico. È tipo la mappa di... com'era? Dora l'esploratrice. No. Con la mappa. E io so che fico. Dentro allo starter set abbiamo il regolamento di Keyforge, comprensivo delle regole aggiornate di Ondata Oscura. I meravigliosi segnalini. Questa tonnellata e mezza di segnalini. Due playmat cartonati, diciamo in carta, ma comunque bella spessa, che ci permettono di giocare e sopravviveranno a parecchie battaglie nel crogiuolo. E con due grafiche differenti. Abbiamo Logos e Abissali. Logos per me, Abissali per Gaia. E soprattutto due mazzi Ondata Oscura. Due mazzi della nuova espansione. Nelle bustine, come abbiamo fatto vedere nell'unboxing che abbiamo fatto, poi ne faremo anche degli altri. E siamo passati alle bustine per il mazzo. In realtà poi esiste un mazzo deluxe, ho visto, che è ancora presente nel cartonato. Non ho bene idea di che cosa ci sia dentro. Asmodee, mandaci un mazzo deluxe così lo apriamo e vediamo cosa c'è dentro. E Gaia, siamo arrivati al momento fatidico. A te la scelta del mazzo. Io prenderò i tuoi scarti. Vabbè, sei sicura? Addirittura? No. Si sceglie sempre la B se non si sa. Questa è la A, questa è la B, quindi questa. Sei sicura? Sì. Wow. La potenza, oh, mamma mia, troppo, non riesco a contenerlo. Vuoi fare a cambio? Apriamo, poi vediamo se no, voglio questo. Vuoi questo bellissimo? Oppure questo che fa tutto voglio brutto? Questo, basta. Va bene, allora apriamo prima il tuo di mazzo, Gaia. E poi scopriremo cosa c'è nel mio. Vediamo che Gaia riesce a aprire le bustine, cosa che non riusciva con il mazzo incartonato. Che cos'hai, Gaia? Innanzitutto, bustina. Che hai trovato? Come si chiama? Allora, come si chiama? Pobisia la ribelle, modella dell'amore. È la tua! Gaia, la modella dell'amore! È scelgo la tua! Sei l'ormone! Dai! Modella dell'amore! Vabbè, ti rubo il mazzo! No. Può essere tu vabbè, chiamato modella dell'amore! Che cos'hai? Hai Sanctum, no. Logos, oddio, no. E Sauriani. Attenzione, no. Abbiamo visto al contrario. Qui che te lo apro io questo? Sì. Metti sempre il ditino sul QR perché nel Vault, nella Master Vault ancora non è possibile caricare i mazzi, quindi dovremo aspettare di qualche giorno per poterlo caricare. Ah, ok. Quindi. Ma io ti ho fatto vedere. Copriamo col ditino il QR. Apriamo. Che figo, che figo. Eccoci qua. Allora, innanzitutto la mettiamo qui. Tu hai. Quindi. Quasi no, sta animale. Tu hai Pobicia la ribelle. Modella dell'amore. La modella dell'amore. È Pobicia. Scusa. Io invece, cosa mi riserverà il mazzo scartato da Gaia, che Gaia non ha voluto e ha rifiutato per ben due volte nello scambio? Quello sarà mio. No. Sì. No, questo no. È mio. No, è viola. Mamma mia. Non ci sono gli abissali, vero? Sigurd. Eco il falso. E dai, è pure le ombre. Ombre, Sauriani e... No, è pure viola. E quindi? No. Modella dell'amore. Dai. Vuoi fare a cambio? No, tesoro, non posso. E dai. Allora. Qui, vediamo un po'.
Abbiamo Sigurd, Ego. Sigurd, Ego il falso. Dammi la mia! Ai. Vabbè. Grazie. Scendi giù. Scendi giù. Ti voglio bene, papà. Sei tremenda, sei. Quindi sono diventata una modella dell'amore. Sì. Vabbè. Ok, fantastico. Mi farà cambio. No, no, ci tengo. C'ho... Guarda, una cicala praticamente. Ok, vabbè, andiamo a vedere cosa ci riserva Pobicio a modella dell'amore. Allora, la prima carta che vediamo subito è la marea. Attenzione. Allora, fondamentalmente, la marea come dovrebbe funzionare? Allora, la marea all'inizio non è né alta né bassa. Un giocatore può decidere di alzarla. Com'è? Ah, quando è bassa marea, puoi decidere di alzarla ottenendo 3 vincoli. Tu dici, ma allora chi me lo fa fare? In realtà te lo fa fare il gioco. Perché molte carte di ondata oscura attivano dei particolari effetti, benefit, quando la marea è alta. E quando la marea è alta per te, in questo caso per me, è bassa per te. Quindi se tu vuoi poi la marea alta per poter far scattare, devi pagare, ottieni 3 vincoli e mi riammolli la marea bassa a me. Capito? Che subdoli. Allora abbiamo Venator, iniziamo con i sauriani. Venator Altum, con la marea, è una creatura 7-2, attenzione. Dopo che al Venator Altum sono stati inflitti danni, se la marea è bassa, esalta il Venator. Poi abbiamo il vantaggio di portata, gioco, marea. Se la marea è alta, una creatura amica cattura 3 ambre, altrimenti alza la marea e ti dà un'ambra. Poi abbiamo il Lapisauro, 4-2, provocazione, e le creature nemiche hanno precombattimento, esalta questa creatura, quindi si caricano di ambre. Faustus il Grande, ha una creatura 4-0, le chiavi del tuo avversario costano più 1 per ogni creatura amica con un'ambra su di essa. A gioco puoi esaltare la creatura amica. Poi abbiamo Decadenza, gioco, scegli un effetto tra esalta o sposta. Esalta, ripristina e usa una creatura amica, oppure sposta un'ambra da una creatura a un'altra creatura. Si chiama Decadenza. Decadenza, è un'azione. Abbiamo un'altra azione che è Carica Soverchiante, distruggi ogni creatura con forza pari o inferiore a 4 e ottieni un vincolo. Ma cosa volete che sia un vincolo a un dado scuro? Poi abbiamo Cornicer Octavia, un'altra creatura, è un dinosauro soldato che come azione cattura 2 ambre. Console Primus, potenziamento, ok. Sposta un'ambra da una creatura a un'altra creatura, quindi ci divertiamo a spostare parecchie ambre. Corno della Sirena è una miglioria. La creatura sulla quale la mettiamo ottiene precombattimento, sposta una ambra da questa creatura alla creatura contro cui essa combatte. Quindi se poi la buttiamo giù, ci prendiamo pure l'ambra di quella a lei. Poi abbiamo il Paraguardiano, una creatura che ci piace molto dei sauriani perché paraguardiano, e bada ben, è un guardiano. La creatura 6-1, raccolto, esalta il paraguardiano per proteggere i suoi vicini. In un sol boccone, attenzione, sauriani, con la marea si può giocare, è un'azione, si può giocare soltanto se la marea è alta. Gioco, scegli 2 creature, epura la creatura scelta meno forte e metti un ammontare di segnalini più 1 forza pari alla sua forza sull'altra creatura scelta. Quindi praticamente scegli 2 creature, la meno forte muore e l'altra se prendi più 1. Strada Imperiale, ed è un artefatto, gioca una creatura sauriani, quella creatura entra in gioco stordita. Ok. E poi abbiamo i Sanctum, che a me non piacciono più di tanto. Abbiamo Strana Ordinazione, che ci dà 3 ambre, che non è mai male. Ora ti piace. Gioca solo se la marea è alta. Ah, la puoi giocare a tetra ambre, però praticamente la puoi giocare solo se la marea è alta. Non fa niente. Poi abbiamo Cavaliere Devoto, 4-2, riceve più 2 quando si trova su un fianco. Siniscalco Sargassa, 6-2, marea. Dopo che un giocatore ha alzato la marea, una creatura sotto il suo controllo cattura 2 ambre del suo avversario. Cura o ferita, gioco, scegli un effetto tra cura completamente una creatura e ottieni un vincolo, oppure ripristina una creatura amica e combatti con essa.
Onda purificatrice è un'azione ancora. Gioco cura un danno a ogni creatura. Ottiene un'ambra per ogni creatura curata in questo modo. Però, questa giocata al punto giusto, ti dà pure una decina di ambre. Registro della mano rossa ti dà un'ambra e in più questo qua che cos'è? Cattura un'ambra, Cattura un'ambra. mi sa. Ok, poi vediamo. Dopo che ti sono stati rubati un'ambra o più, il tuo avversario salta il passo forgiando una chiave nel prossimo turno. Ah, è ottima contro le ombre. Luce perenne mi dà un'ambra, ce ne abbiamo due, è un'azione. Gioca solo su una creatura Sanctum, gioca una creatura Sanctum dalla tua pila degli scarti in qualsiasi punto della tua linea di battaglia. Ce ne abbiamo due. Muraglia di Hydroth. Ogni creatura amica su un fianco riceve più due. Abbattimento ci dà un'ambra. E gioco. Cattura tutte le ambre del tuo avversario tranne 5, distribuendole da un qualsiasi numero di creature amiche. Non male, attenzione. Mastro elemosiniere. Ha schieramento e provocazione. Quindi possiamo mettere due cepari in più. Protegge gli altri. È una creatura 4-1. Ogni vicino del maestro elemosiniere cattura un'ambra. Prosciugare il fiume, anche questa con la marea. Non ce ne sono tantissime di carte con la marea. Ogni creatura ottiene, mentre la tua marea è bassa, questa creatura non può raccogliere. E quindi, ecco, fantastico. Praticamente la dobbiamo. Allora, scusa. Metti l'avversario. Ah, eh sì, freghi l'avversario praticamente. Teoria e congiuntura, eccolo qua, il mio amico. Che non volevi, volevi questo Non amico, è però. vero, ce ne ho ben tre, siamo amicissimi. È un'azione, scegli un effetto tra archivia due carte dalla cima del tuo mazzo oppure gioca una carta dalla cima del tuo mazzo. Uno, due, tre. Poi abbiamo due carica elettrostatica che ci dà un'ambra e questa creatura ottiene all'inizio del tuo turno infliggi due danni a ogni vicino di questa creatura. Tuo turno infliggi due danni a ogni vicino di questa creatura. Wow, ah, quindi non ho Ai capito. nemici. No, perché ai vicini? Ai nemici? Ah, quelli. Non l'ho capito. Questa creatura ottiene all'inizio del tuo turno, cioè quindi io la metto sulla mia creatura, all'inizio del mio turno infliggo due danni a ogni vicino di questa creatura, a gioco sul nemico. Che vuol Sempre dire? una miglioria come questa. Però se io la metto su una creatura mia. Poi che faccio? I danni ai vicini miei? Sì, quindi la devi mettere su un nemico. Ma perché se possono mettere i migliori sui nemici? Sì. Ah, ok. Scambio di informazioni. Azione. Mo' andiamo a vedere il tuo regolamento. Gioco. Ruba un'ambra. Se il tuo avversario ti ha rubato un'ambra o Ah, più questo nel suo è un turno artefatto. precedente, ruba invece due ambre. Un'altra, eh? Jade 4x4. Gioco archivio una carta, le chiavi del tuo avversario costano più uno per ogni carta nei tuoi archivi. Questo è antipaticissimo. Il cibernautico dell'Australis. Attenzione, se la marea è alta, ha raccolto. Allora, infliggi due danni a una creatura. Se questi danni distruggono quella creatura, alza la marea. Quindi influenza la marea. Poi abbiamo la scarica positronica che ci dà un'ambra. Infliggi tre danni a una creatura su un fianco. Infliggi due danni al suo vicino. Infliggi un danno all'altro vicino della seconda creatura. L'archeologo del Nogu. Una creatura con 4 di forza. Archivia una carta dalla cima del pilone dei scarti. Psicocornata. Gioco. Infliggi un danno a ogni creatura per ogni carta che è giocata in questo turno. Inclusa questa. Attenzione, che con i Logos poi fa belle combo. Padroneggiare la teoria ti dà un'ambra. Se non ci sono creature amiche in questo gioco, puoi archiviare una carta per ogni creatura nemica. Non è che mi faccio proprio entusiasmare Vuoi sto questo? mazzo. No, 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 no. Vuoi il mio? No, per carità, ormai questo è il mio e me lo tengo e ti batterò massacrandoti No, con dai. la mia modella dell'amore. La modella dell'amore vince sempre la. Il mio nome è Gemma. E sono la modella dell'amore. Sono emozionata. Allora, innanzitutto. Che cambio tra capo. Oh, vedi? Ah, e viva il regolamento. Sono stravagante. A certe volte lo sai.
Sono esuberante. Quando gioca una miglioria, il giocatore attivo sceglie una creatura e l'assegna alla miglioria, colonnellando la miglioria sotto quella creatura che si sovrappone parzialmente. Ogni miglioria rimane in gioco un turno all'altro e modifica. Cos'è? Effettivamente non c'è scritto che la miglioria deve essere assegnata alla. Non Che ti dicevo? c'è scritto che la miglioria deve essere assegnata ad una tua creatura. Quando giochi una carta azione, il giocatore attivo. Quindi io metti, la metti a quello dell'avversario. Oh. Fastidioso. Sì, quell'icona è cattura. E adesso vediamo il mazzo che mi hai rubato. Che non mi Non te ricordo l'ho più come si rubato. chiamava. Come si chiamava? Si chiama Sigurd Eco il falso. Falso. Vai tu. Qual è? Maria? Maria, e iniziamo con le ombre. Sono fighe le ombre. Sono fighe, che vuoi? Riccio Monello. Avvelino e marea. Al gioco cattura un'ambra. Se la marea è alta, ruba invece un'ambra. Ah, cattura oppure Willa l'orba. Marea. Mentre la marea è alta, Willa l'orba ottiene illusione schermaglia. Combattimento ruba un'ambra. pure. Furto, saccheggio. Al gioco scegli un'azione. Al gioco scegli un effetto tra ruba un'ambra, una creatura mica cattura 3 ambre. Tu l'avevi messo in fila da 4? Non mi ricordo, Ah, wow. ma Facciamo da probabilmente. 4. Un altro furto, saccheggio. Poi Colpo colpo improvviso. improvviso. Quando lo Vedi? metti in gioco, Cerca. infliggi un danno a ogni creatura. Ottieni un'ambra per ogni creatura distrutta in questo modo. Ah, pum, pum, Che pum, pum, pum. carina, ghiacciolo! È una creatura, ben 4, per essere un'ombra. Ha illusione. Allora, questa va letta. Allora, Marea, dopo che a Ghiacciolo sono stati inflitti danni, ruba un'ambra. Se la marea è bassa, il tuo avversario ruba invece un'ambra. Ghiacciolo deve sopravvivere a questi danni. Ah, ok. Ah, dopo che Ghiacciolo sono stati inflitti danni, lui ruba un'ambra. Se invece la marea è bassa, è l'avversario che ti ruba un'ambra. La marea è bassa per l'avversario. Scarpe di cemento. Ti dà un'ambra, è un'azione. Marea. Gioco infliggi 2 danni a una creatura. Se questi danni struggono quella creatura, alza la marea. Spettro Buona. volante. È un artefatto. Dopo che il tuo avversario ha alzato la marea, distruggi lo spettro volante. Azione. Se la marea è alzata, ruba direttamente un'ambra. Ah, quindi però muore subito. Sì. Cioè, nel senso, se io alzo la marea, muore subito. Sì. Ok. E poi ti dice, se la marea è alta, ruba Ambra. un'ambra. Scusa o fuga, gioco, scegli un effetto tra. Archivia un qualsiasi numero di creature amiche dal gioco. Scegli una creatura, infliggi un danno a quella creatura per ogni ambra posseduta dal tuo avversario. Ciao. Piccola nif. Omega, Quindi va giocata schieramento, ha l'ultima. Cioè, illusione. quando la giochi finisci il turno. Dopo un vicino la piccola nif ha combattuto, ruba un'ambra. Quindi è il turno dopo. Sì. Trappola innesco, ti dà un'ambra, un'azione, infligge 4 danni con propagazione 2 a una creatura che non si trovi su un fianco. Forziere fantasma, ti dà un'ambra. Al gioco metti 4 ambre della riserva comune sul forziere fantasma, infligge 2 danni a una creatura. Dopo che 6 o più creature sono state distrutte, sposta ogni ambra dal forziere fantasma alla riserva del giocatore attivo. Tiè, e cavolo, questa Wow! qua? No, no, tiè, leggiate Ah, questa così. ok. Un Ah, Undagnatus. gadnadus. Una creatura a 12, mentre è dei Saurian. Mentre la marea è bassa, questo coso non infligge danni quando sta combattendo. Ostracizzare. Ostracizzare, Prendi azione. un'ambra. Perdi un'ambra e se lo fai, epuri una creatura. Ah, però, mica male. Cioè, te togli un'ambra e togli una creatura. Togli un'ambra e togli una creatura. Oddio, questo è fortissimo, secondo me. Ok. Ah, però è solo gioco. Vabbè, però, insomma. Vabbè, lo puoi fare una volta sola, però non c'è scritto che poi puoi continuare.
Maestra vita è una creatura e gioco raccolto. Puoi saltare una creatura non sauriana, amica, e se Ah, lo fai bella. Poi raccogli con essa. abbiamo il lapisauro. Lapisauro, classico 4-2 con provocazione. Mentre attacca il lapisauro, le creature nemiche ottengono precombattimento e salta questa creatura. Faustus il Grande, cioè avevi anche tu. È una creatura il Wow. chiave del tuo avversario, costano più uno per ogni creatura amica con un ambro appeso di essa, e al gioco puoi saltare una creatura amica. Ma come ne raccolgo? Anche il lapisauro mi sa che Sì, c'avevi. lapisauro sì, ce l'ho. Quello grande non lo ricordo. Però, ciao, se lo decide. Eccolo, ciao pure io. Vedi? Console Primus, Pure questo una ce l'ho. creatura a potenziamento. No, Cioè, sono già potenziamento, state messe eh? in Sì, mazzo. bla Ha bla bla. raccolto, sposta un'ombra a una creatura a un'altra creatura. Censore Plinio. Anzi, no, Filo. E al censore Filo non possono essere inflitti danni con creature con uno o più ambre su di esse. Ci metti su questo, poi questo non può essere combattuto. Rostro dell'altruista. Ta-ta-da. Che cos'è? Ah, un artefatto. Sposta una ambra da una creatura a un'altra creatura. Cattura un'ambra appena la giochi. Poi abbiamo due o più. Wow, sì, Due non due, due. pterodattili. Pterodattilo entra in gioco stordito. Lo pterodattilo infligge solo 4 danni quando sta a combattimento. Ma combattendo, ma è una creatura a 12. Precombattimento infligge 4 danni a ogni vicino delle creature con cui lo pterodattilo combatte. Sono sempre più Buono. convinto che fosse meglio il mazzo che mi era capitato a me. Non ti era capitato a te? Paraguardiano, vabbè, abbiamo detto 30 volte. E arruolare numeri. Gioco, prendi il controllo di una creatura con un ambro o più su di essa. Mentre Ambro. sotto il tuo controllo essa appartiene alla casa Sauriana. Porca miseria! Un E poi c'è il ambro. Logos. Logos. Questo è il mio. No. Teoria o congettura? Teoria o congettura? Teoria e congettura. Principio di immersione. Al gioco ogni giocatore perde un'ambra. Se la marea è alta, ogni giocatore perde invece metà delle sue ambre, arrotondando la perdita per difetto. Ah! Altro principio. Cioè, quindi praticamente ogni giocatore perde un'ambra. E poi se la marea è alta, ogni giocatore perde invece metà dei suoi ember. Arrotondando, Beh, se quindi lo spari. giochi praticamente quando lui ce n'ha più di te, Beh, l'avversario ce sì. n'ha più di te. Tipo ne ha 6, è Scambio di fastidiosissimo. informazioni. Gioco, rubo un'ambra, se il tuo avversario ti ha rubato uno più, ambra invece ne rubi due. Ah, Jade, Jade per 4 e le chiavi costano più una per ogni carta che c'è archiviata. Due guardie sentina, quanti sono? Sì, Due guardie due. sentina. Gioco raccolto è uno scienziato umano. Se la marea è alta, il tuo avversario alza la marea, altrimenti alzi tu la marea. Quindi lo costringe a prendere vincoli. Perdono od oblio. Scegli un effetto tra archivia due carte di tipo diverso dalla tua pila degli scarti, epura fino a due carte da ogni pila degli scarti. Aia. Exploiter di anomalie. Esploat di anomalie e distrugge Esplo. una creatura danneggiata. E ultimo. Scambio di flussi. Ti dà un'ambra? Ti dà un'ambra all'inizio del tuo turno. Se la marea è alta, il tuo avversario alza la marea, altrimenti alza tu la marea. Beh, bel mazzo, eh? Bah, sì, non è particolarmente esaltante neanche questo, ma mi sembra decisamente meglio per mia. Vabbè. Beh, sì. Vedremo se l'abilità del giocatore Wow. sarà superiore. Determinante questa sfida. Il cuore delle carte. Allora, leggiamo se effettivamente la marea non entra in gioco né una maniera. Ogni mazzo di ondata oscura include una carta marea. All'inizio della partita puoi collocare una carta marea a faccenza su tutti i giocatori, orientata orizzontalmente. Ok, alcune capacità, alcune carte. Omni stampato sulla carta solo se la marea non è più già alta per quel giocatore. Mentre lato alta marea è rivolto verso un giocatore, la marea è alta per quel giocatore, le capacità delle carte di quel giocatore funzionano la marea. Le capacità che si riferiscono indicate dalla carta marea è considerata un gioco. Durante la partita, in cui nessun mazzo in cui la carta marea non viene utilizzata. Fantastico. Ok, questo lo possiamo mettere qua. Centriamo ancora. Vabbè. Finché non ci dà fastidio, possiamo tenere questo. Poi, quando ci darà fastidio, lo togliamo. Mischiamo queste carte. Allora, qui ci va l'arcolto. La carta Maria non la uso. Qui ci mettiamo una tonnellata di segnalini a disposizione per tutti. Queste mi sa che serviranno, che sono le carte vincoli. E Per la marea. mischiamo queste.
togliamo perché è davvero troppo incomodante. La mia modella dell'amore sfida il tuo falso. Il falso. L'amore vincerà sulla falsità. Vedremo. Vedremo che. Se vincerai. Quanto durerà questo video? 20 minuti e poi Gaia si metterà a piangere perché l'ho sconfitta? Sì, sì, aspetta, spera. Guarda, 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 non veloci. Non ci riesco a mischiare. E se hai un mazzo che poi vale 1.000 milioni e lo stai rovinando? Mischia tu, vai, papà. Vabbè, dai, basta, dai, mischia. Si vuole già 6, vero? Cosa? Si vuole già 6, vero? Buona di carta. Sì. Ok. Piano che stiamo muovendo tutto il tavolo. Basta, sono stufato. Vabbè. Auli ule, chiave forgiata oppure no? Non forgiata. Quindi inizio prima io. Peschi 7 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siamo a guardarle. Allora, io la tengo questa mano. Credo proprio che la terrò. Sì, anch'io. Anche se in realtà non so che carta giocare. Io sì. Sai che quasi quasi invece cambi? Ho detto una cavolata, ripesco, perché non c'ho, non mi sembra di averci carte proprio ottime ottime per giocare. Vediamo. Non posso vedere un po' di carte. Guardare. Non te guardo, stai sereno, mamma mia. È un po' scuro, eh? Siamo un po' luminosità. Siamo così. Siamo un po' sproduzione. Ok. Allora, io direi di... Direi che... Direi che ripesco. Ah, come le tengo le carte? L'ho vista che erano belle le case, mi sembravano, poi invece in realtà non è che avessi tutte. Quindi mullico e rialza, invece che 7 pesco 6. Allora, vedi, 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 la traditora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mo, ecco. Mo. Ma sì, vai. Non puoi ricambiare, quindi... No, no. Davvero puoi? È sempre la carta a me. Allora, io gioco Logos e gioco Teoria e Congettura. Archivio due carte dalla cima del mio mazzo. Uno e due. Sta a te. Io gioco Logos e gioco Teoria e Congettura. Ma va! E archivio... Due della scena di mazzo. Poi scelgo Logos e gioco Teoria Congettura. Porca miseria. E gioco una carta della cima al mio mazzo. Arruolare i numeri da un'ambra, quindi ne prendo subito una. Prendo il controllo di una creatura con un... Niente, finito. Con un'ambra più su di essa, non c'è nessuno. Non è stata... Vabbè, però l'hai pescata da solo, certo. Un po' di tempo. E... vabbè, sì, a sto punto, Teoria Congettura. Altre due. Ma le posso guardare, è vero? Sì, teoricamente, vabbè, puoi guardare dopo, però... Vabbè, tanto non mi ricordo. Tanto non puoi prenderla adesso, diciamo. E passo.
Ah, ok, io dovevo pescare. Hai passato, Sì. Oh, che figo. Ora la marea com'è? eh? Non c'è. Siamo mezzo e mezzo, finché uno dei due non la alza. Non la bassa. Allora, beh, io guardiamo gli archivi che mi ritrovo. Questo in effetti non si può abbassare se non c'è. Guarda, allora, io lo faccio veloce anch'io, proprio per riportarmi a fare a te. Logos, teoria o E cultura? Ne dai! archivio altri due. E poi sto. E pesco uno. E sta a te. Allora, io riprendo in mano gli archivi. Ben quattro carte. Posso, giusto? Sì, Ben sei quattro padrona carte. di fatto. L'hai fatto, pazza. La pazza furiosa. Tu non hai creature ancora. No. Ok. Uffa. Non hai hambre, vero? No, E come dai! ti ho messo in stallo? Allora, Tic-tac, 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 Logos, tic-tac. scambio di flussi, mi dà un hambre. Vabbè, un artefatto. Poi, E che te fa quello? all'inizio del tuo Artefatto, turno, wow. se la marea è alta, il tuo bersaglio alza la marea, altrimenti alza tu la marea. Ah, ok. Poi, Quindi ti costringerà a prendere vincoli quello, ma se alzo prendo tre vincoli? Anche eh? Eh sì. no. Prima o poi prenderemo. Fai tu. Vabbè. E passo. Quante casse devi pescare? Nessuna perché ho preso Ah in mano gli già. Magari archivi. si affarchi se poi non l'hai giocato, Non scusa. sapevo che carte c'erano negli E potevi archivi. guardarlo l'archivio Ma prima, eh? tanto non me le ricordavo. Sei pazzo. Allora, io gioco Sauriani. E gioco il Venator Altum, una creatura 7-2. Dopo che al Venator Altum sono stati inflitti i danni, se la marea è bassa, esalta, cioè metti un'ambretta sopra. E poi gioco un artefatto che è la Strada Imperiale, è un Omni, attenzione. In qualsiasi momento posso giocare una creatura sauriana, quindi pure se scelgo un'altra casa, però entra stordita. E dopodiché passo e pesco due. Niente, che c'è? Che c'è? Niente. Allora, Sauriani, gioco un Dagnatus. Astortas. Guarda qual è. Ah! Poi il console Primus. Vabbè, che però non esiste, perché la marea... Non c'hai la marea alta. Ok, vabbè. E poi Faustus il Grande. Hai capito, eh? Al gioco puoi saltare una creatura amica e salto questo. Hai capito. Che robetta. E passo. Ripristino e non pesco perché sto a 6. Hai capito. Allora. Quando prendi un po' di hambre che voglio Ah, non rubare? ce l'ho. Mi spiace. Mi spiace, tesoro. Oh, mi spiace. Tanto non fai le chiavi se non prendi hambre. Sì, effettivamente. E ok. Allora, tu c'hai quella che è 3. Questa che è 12. Eh sì, ne sono consapevole. Quindi le tue chiavi costano più uno. Perché? Le chiavi del tuo bersaglio costano più uno per ogni creatura amica con un'ambra più su di Eh sì. esse. Da Ti ho 0 a 6 o fregato. 7 è uguale quando ce n'è 0. Ok, allora io gioco Logos e gioco un altro teoria e congettura. Archivio E dai, anche tu altre non hai due tre. carte.
E poi gioco il cibernautico dell'Australis. A due teste. No, quelli sono tipo cannoni che spara questo coso enorme. E infligge 2 danni a una creatura. Se questi danni distruggono quella creatura, alza la marea. E poi gioco un Jade 4x4. Archivio una carta quando entra in Un gioco. gioco, E sì. adesso le tue chiavi costano più 1 per ogni carta che ho negli archivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le tue chiavi Deve costano morire. 13. Cioè, pesco 3. Da te. Ma perché mi odi? Allora, ombre. Yeee. Non hai ombre, vero? Allora, vabbè, sì, è una buona mossa. Trappola innesco, mi dà un'ambra. Infliggi 4 danni con propagazione 2 a una creatura che non si trovi su un fianco. Faccio 4 danni e propagazione 2. No, 2 e 2 mi sa. Ah, sì, vabbè. A me interessava questa. Quindi so 4 danni a questo, Sì. Oppure che però ha 2 d'armatura, quindi intendeva faccio neanche propagazione 2 sul fianco. No. cosa? 2 e 2. E questo 4. Ma c'ha 2 d'armatura. Ah, oh, uffa. E poi. Siamo una farsa d'ombre. Ma alzo l'amore anche se è una cosa della carta. C'è scritto, c'è Uffa. scritto. Da un'ambra. Scarpe di cemento. Infligge 2 danni a una creatura. Se questi danni distruggono quella creatura, alza la marea. Beh, arsi la marea E senza prendo pagarla. 3 vincoli. Ah Ah. no, allora sto a posto. E Quindi muore. muore. Ah, già è andata. E poi gioco ghiacciolo. Pure. A illusione, dopo che a ghiacciolo sono stati inflitti danni, Sono stati. ruba un'ambra. Se la marea è bassa, il tuo bersaglio ruba invece un'ambra. Ah, quindi è alta marea così, questa è alta marea per te. E passo. Ok. Quindi se io adesso alzo la marea e te faccio danni, come deve morire o gli basta che gli faccio danni? E il ghiacciolo deve sopravvivere a questi danni. Mannaggia Ah, ok. Quindi se io alzo la marea e gli faccio danni, ti rubo un'arma. Ok. te, ghiacciolo. E non ho vincoli, quindi, perché ho fatto così. No. Ok, Io scusa. guarderei i numerosi archivi. Li prendi in mano, quindi. Sto guardando. Quindi li prendi in mano. Ma sì, riprendiamoli in mano. Riprendo in mano gli archivi e ci divertiamo a giocare Prendi ombre, Credo se ti rubo. Sanctum. Ci divertiamo a giocare Sanctum. Tre, mi Porca sa. miseria, non ho sottovalutato questa cosa. Ok. Cos'era quel? Huh. Quasi faccio Logos. Pensavo di fare Sanctum, ma mi sa che faccio Logos, cos'è? Che se c'ho un mappazzone Sanctum. Oddio, ammazza papà quanto ci stai a mettere. Basta, gioco Sanctum. Allora, scambio di informazioni e rubo un'ambra.
scambio di flussi. E un ambro per la tua gioia è stato rubato. Poi faccio archeologo del nuovo e archivio una carta dalla pila dalla tua pila degli scarti. Non abbiamo fatto questo. Che fa? All'inizio del tuo turno, se la marea è alta, il tuo avversario alza la marea, altrimenti alza la marea. Ah, lo dovevi fare prima allora, dovevi alzare la marea pagando tre vincoli. Scusa, la marea con che l'hai alzata? Con questa qua che non... Allora dovevi pagare tre vincoli. C'hai tre vincoli. Uffa. E quindi dovevi pescare una carta a meno. Vabbè, al turno dopo pescherai una carta a meno. Brava Gaia, leggi le tue e carte. E anche tu l'hai vista. Ma è al contrario, è una carta tua, non ci ho mai giocato a questa espansione. Allora... E poi faccio azione, scarica, mi dà un'ambra, scarica positronica, infligge 3 danni a una creatura su un fianco e poi infligge 2 danni a un vicino e un danno al vicino della seconda creatura. Quindi faccio 3 danni a questo, che muore. Poi faccio 2 danni a questo. E poi, sì, e poi sono uno scemo e faccio un danno a questo che ti permette di rubarmi un'arma. Ah, illusione. Ah, vabbè, andate. E questa nazione è andata via. Me l'ho presa l'ambra di questo? Hai un'ambra, però non so se... Sì, molto probabilmente sì. E allora, poi con... questo che ti dice? All'inizio del tuo turno... Se la marea è alta, il tuo avversario alza la marea, altrimenti alza tu la marea. Ma che vuol dire all'inizio del tuo turno? Quindi se il turno è tuo e la marea è bassa, io sono costretto a alzare la marea e quindi io mi prendo la marea alta? Che significa altrimenti? Scusa... All'inizio del tuo turno, se la marea è alta, come in questo caso, il tuo avversario alza la marea, altrimenti tu alzi la marea. Quindi io poi, dopo, al turno dopo, dovrò alzare la marea. Quindi a sto punto io ho giocato male. Non lo so, vabbè. E faccio raccolto con questo, prendo un'ambra e infliggo 2 danni a una creatura. Se questi danni distruggono la creatura, allora alza la marea. Quindi infliggo 2 danni a questo. Muore. Che muore e quindi alzo la marea. E non li prendi i vincoli? Eh no, perché ho alzato la marea con la carta. E dopodiché gioco, grazie alla strada imperiale, un paraguardiano ma stordito. E ho finito. E non pesco niente perché ho fatto male a riprendere gli archivi, sta a te. All'inizio del tuo turno, la marea è alta? Sì. No, no. Ce l'hai bassa e quindi diversa la marea. E quindi prendo altri... Prendi altri 3 vini. Oddio. Non si può distruggere un artefatto, vero? Hai messo giù tu. Io l'ho fatto per l'ambra. All'inizio del tuo turno, se la marea è alta, è il tuo personaggio, altrimenti alza tu la marea. Naturalmente i flussi incrociati è un riferimento a Ghostbusters. Non incrociare i flussi. Se la marea è alta, il tuo avversario alza la marea, altrimenti alza tu la marea. Però sai che forse non li paghi i vincoli. Facciamo che i vincoli non li paghi grazie allo scambio dei flussi. Però è strano. Dovremo documentarci con lo scambio di flussi. Intanto che gioca. Sì. Che fa questo? Sì, non devi pagarla. Infatti dice, alcune capacità delle carte possono richiedere ad un giocatore di alzare la marea. Per fare ciò ruotare la carta marea in modo che il lato alta marea sia rivolto verso quel giocatore e il lato bassa marea verso l'avversario. Un giocatore può anche alzare la marea usando la capacità Omni stampata sulla carta, ma solo se la carta
se la marea non è già alta per quel giocatore. Quindi sì, solo se c'è scritto sulle carte non paghi, se invece lo fai da lì, paghi. E questa è una carta. E quindi non prendevi neanche i vincoli prima. E quindi non prendevo neanche i vincoli prima, avevo ragione io, dai. Gioca! Parla quello che è stato 3 ore a pensare. C'hai ragione. È vero. Dai, c'ho le ambre, hai Allora. detto che vuoi giocare a ombre, Eh per sì, ma rubarmi, per pensavo, rubarmi, per stavo rubarmi. ombre, quindi era scontato nella mia testa che rubassero. Allora, ombre, spettro volante, un artefatto. E scusa o fuga. Scegli un effetto tra archivio e un qualsiasi numero di creatura amica dal gioco. Scegli una creatura. Infligge un danno a quella creatura per ogni ambra posseduta dal tuo avversario. Quale Cos'è che scegli? fai a raccolto? Posso esaltare il paraguardiano e proteggi i vicini. Questa? Archivia una Quella carta. come azione archivia una carta dalla tua pila degli scarti. Qu Un quindi che danno. fai? Un danno per ogni ambra. Sì. Quindi mi fai 2 anni. Lo fa. E c'è lo scudo. Mi ha Ah, torto. vabbè. E niente, mi dite. Ah, faccio raccolto. Tutto Sì. Passa. qua. Ok. Questo non lo Non posso devo usare. pescare carte meno, quindi. No, devi riassere. Questo lo posso fare. No, Questo va bene. no. Questo non c'ho roba. Questo non c'ho roba. Ma porca zozza. Vabbè. Allora, guarda, me li devo togliere un po'. E giochiamo Sanctum. Ma qua quando me l'hai fatti i danni? Prima con la cosa rimbalzata che Ah, hai poi mi preso auguria le rimbalzata. ambre. No, ma hai preso te. Ah, Allora io vai! gioco Sanctum, ondata purificatrice. Gioco, curo un danno a ogni creatura. Ottengo un'ambra per ogni creatura curata in questo modo. Quindi Ah. curo, curo, curo e prendo 3 ambre. 1, 2, 3. Che c'è? Ma no! Lo so, è la vita così. E poi. Poi. Poi dici a me che sono lenta. Sì, no, ma io sono il freno a mano del gioco. Dai. Poi io gioco, metto giù un artefatto. Che poi sarà che. Oh, anzi, no, così. Ogni creatura amica su un fianco ottiene +2 forza. Vabbè, questo poi man mano poi andranno spostati i +2. E poi faccio. Niente, poi mi conviene. Ah, guarda, poi alzo la marea. Ne prendo ricchi 3 vincoli. Però finalmente posso giocare a questa. Strana ordinazione. Tre Mi ambre. dà 3 ambre, però la potevo giocare soltanto se la marea era alta. Quindi mi sono presi 3 ricchi vincoli. Ce la faremo prima o poi. E poi. Cremonio. Combattimento. E poi niente, guarda, e poi gioco questo. Curo ferita, curo completamente questo. E guadagno un'ambra. Quante ambre stai per curiosità, papà? 2, 4, 6, 8, 9 se non erro. Sì, 9. E dopodiché. Ah no, c'ho pure questo qui. Che fa No, questo? non ce l'hai. Non No, sogno. questo qua no. E passo, sto a 5, quindi mi tolgo un vincolo e non pesco niente. E sta a te. Beh, un po' di carte ho giocate, eh. E la marea è alta per me, eh. Quindi all'inizio del tuo turno, E prendi marea la. alta No, per non te. prendo No, comunque. data a te, ah, voglio pure io qua la carta. Allora, Logos. Jade 444. Ok, le chiavi costano +1. Gioco archivia una carta da dove? Da lì, Da qua. che c'è scritto? Archivia una carta.
E allora? Da qua? No, dal coso. Da qua? Sì. Che io me la so prima sbagliato pure. Prima io ho archiviato da qua, invece era dalla mano. Che è molto più. Che fai? Poi, perdono o d'oblio, gioco scelgo un effetto tra archivi e due carte di tipo diverso alla tua pila e gli scarti, eppure fino a due carte da ogni pila e gli scarti. Scelgo Che fai? di mettere negli archivi, così devi pagare 9 una chiave. Deva? 9, Ah! Ah, così le vabbè! spendi tutte. Vabbè, io mi sarei appurato questo. Se mai ritorna a mano. Nah. Vabbè, vai. Mettete una carta che ti può servire, riprende in mano, eh? Tipo Amber bonus. Sta imbrogliato. No, ma è caduta. Vai, questa pure. Poi, guarda sentina. Creatura, gioco a raccolto. Se la marea è alta, il tuo avversario alza la marea, altrimenti alza tu la marea. Se la marea è alta, il tuo avversario alza la marea. Ok. Guarda sentina. Ho finito le carte in mano. Porca Scambio di zozza, mazza. informazioni. Gioco, ruba un'ambra. Tieni, poi. Se il tuo avversario ha Ah, rubato ok. un'ambra, niente. Scartalo e pesca tutte le carte che vuoi. Ma io avevo un'altra carta. Ah, già, mi sa che l'ho archiviata. Ah, sì, dalla mia mano. Uffa. Un po' come va. Ho vinto. Meno male. Grazie. Ok. Instant check. Io sto. Quanto devo, quindi quanto spendo? E 9. ci sono sì e 9. Ah, io sto a 8 perché mi hai rubato un'ambra. Ma porca miseria. Perché il tuo avversario costano più uno per ogni carta dei tuoi archivi. Sì, vai, che figata! Che bello essere disperati, ti dà una forza che. Stai bene. Questa non va bene. Queste vanno bene. Una che questi vanno bene. Questa è da follia. E, ok, io gioco. Certo, mi dovrei pure riuscire a togliere qualche carta dalla mano, però. What do you talking? Allora, io gioco Logos, archeologo del Nohu. Allora, faccio l'azione e archivio una carta dalla pila degli scarti. E con questo faccio raccolto, quindi prendo un'ambra e infliggo due danni a una creatura. Se questi danni distruggono quella creatura, alzo la marea. Faccio due danni. Questa. Ah, ma tanto quello da fare alzano. Hai il tuo turno, se la marea alza, il tuo avversario alza la marea, altrimenti alza tu la Vabbè, marea. faccio. Ah no, faccio due danni a questo. Ok. E non l'ho distrutto, quindi la marea non si alza. E sto bene. Oddio, in realtà c'ho questo. Quanti Ma non ammiragli? va bene. 9 di nuovo. 3, 6, 9. Età. E non ho giocato carte, quindi non pesco, quindi mi sono abbasso in cui. Allora, io forgio. Maledetta. 6. Vai. Splat. Splat. Poi metti quanto. Controllo la ripresa, se è ancora tutto ok. Immagino di sì. Quello che te fa all'inizio del tuo turno Questo sempre. è. Se la marea è alta, il tuo avversario alza la marea, altrimenti alza la marea. No! No! Sta a te. Lo so! Allora, Saurian. Ah, prendi in mano gli archivi. Li puoi guardare prima, eh?
funziona, però se no le tue ombre sono di meno. No, allora no. Vabbè, fa un po' come pare. Savriani, Sì, Rost, Sabrina dice Rost, pure questo, so, eh. Vabbè, scusa. Rost, Rost l'altruista cattura un'ombra. Cattura un'altra. Lo metto. Lo metti dove pare. Lo E azione, sposta un'ombra a una creatura, un'altra creatura. Poi. Paraguardiano. Raccolto puoi risaltare il paraguardiano se lo fai proteggere nei suoi vicini. E poi lo pterodattilo. Che entra in gioco stordito. Ok. E poi faccio raccolto. pure. Fuori. Tac. E sta a te. Oh, io sto a 8 di nuovo. Ha! Perché mi ha rubata una? Sì, ho questo, cattura. E che noia. Quasi quasi. Non ho parte nuovi. Quasi quasi. Vabbè, guarda, io rifaccio Logos. Rifaccio Logos. Archivio una carta dalla pila degli scarti. Anzi, prima riprendo in mano gli archivi. Ok? Vai. E io ho sbagliato. Facciamo finta di niente. Niente. Archivio una carta dagli scarti. E archivio questo. Con questo faccio raccolto, prendo un'ambra e infliggo due danni a una creatura. Se questi danni distruggono una creatura, alzo la marea. E faccio due danni a questo, che muore. No. Ciao, maledetto. Buffa. Non c'hai provocazione o qualcosa, no? No, No, come ok. E quindi finalmente potrò forgiare dopo. C'ho una carta che può andare bene, ma non mi serve. E 1, 2, 3, 4 e 5, finalmente mi tolgo i vincoli. State, marea alta. E sì, per questo. te, Ok. Allora, io ho ombre, finalmente. Allora, dopo che il tuo quando alzo dalla avversario. marea distrugge il spettrolante, no? Azione, se la marea è alta ruba un'ombra. Danni. Scusa, dopo che il tuo avversario ha alzato la marea, distruggi il coso, allora È già io. andato. Boh, non No! so. Cioè, non so come funziona. Posso prendere in mano gli archivi, però? Sì, fammi leggere bene sta carta. Allora, tu la Ombre. metti giù, azione. Se la marea è alta, ruba Che un'ombra. noia! Dopo che il tuo avversario ha alzato la marea, distruggi lo spettro volante. Io la marea l'ho alzata con questo qua, perché l'ho Allora è distrutto e l'ho morto. alzato, quindi è morto. Vai, c'hai gli archivi, che fai? Tanto non ho ombre. Allora cambia casata. No, voglio ombre. Sincellare le Allora, così che ce l'ho. Willa l'orba. Mentre la marea è alta, Willa l'orba ottiene illusione schermaglia. ombre. Ma le Sì. creature? Allora qua. Allora sì. Al combattimento ruba un'ombra. Poi. Ancora, mamma mia, mettiamo la marea di qua. È Piccola nif. Ah no, ma omega. finito Niente. il turno. No, 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 no. Vai. Poi. Furto saccheggio. È un'azione, sceglie l'effetto tra ruba un'ambra o una creatura amica cattura tre O me ne rubi una, ambre. No, oppure una creatura. rubo una. Gli avrei messo 3 ambre per questo. Però. No, diventava troppo ricco, se no. Sì, il forziere fantasma mi dà un'ombra. No, mi piace questo. E al gioco metti 4 ambre dalla riserva comune sul forziere fantasma. Ok, che fa? Vabbè, Infliggi 2 danni a una creatura. scusa, ho capito.
tutto molto bello, però ci avranno un senso quei 4 ambre. Metti 4 ambre della riserva comune sul fucile avanzato e infliggi 2 danni alla creatura. Dopo che 6 o più creature sono state distrutte in un turno, se il forziere fantasma è pronto, sposta ogni ambra dal forziere fantasma alla riserva del giocatore attivo. Dopo che 6 o più creature sono state distrutte. Che significa? È che il primo che distrugge 6 creature in un turno Ah, prende anche tu! 4 ambre. Eh sì, dopo che 6 o più creature sono state distrutte in un turno solo. Se il forziere fantasma è pronto, sposta ogni ambra dal forziere fantasma alla riserva del giocatore attivo. Vabbè, vai. No, devi fare 2 danni. A chi fai? Povero Archeologo. Poi raccolgo e poi gioco la piccola ninfa. Ancora. Omega, hai finito? Tutto e poi. E poi. Ah, io forgio! Uffa! 2, 4 e 6. Oh, scusa se gioco pure io, Non puoi eh. giocare. Sblam! Splat! Com'è che hai detto? Splat. Splat! Dice così. Sì, per carità di Dio. Allora, io gioco. Massiva. Oh, fai il tacchino, vabbè. No, mi è venuto bene. Ok, allora io sai che faccio? Cosa fai? Io gioco i Sauriani. Sei pronto? Pronta. Pronta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, no, aspetta. 1, 2, 3. Oddio, no, che vuoi fare se Uno, conti due, le tre, grade? quattro, cinque. No, Faccio un'azione suicida. papà! Allora, sono stati No! Papà! inflitti danni. Ah no, ok. Allora, Sauriani. Con questo raccolgo e faccio un'ambra. Questo gli tolgo stordito. E poi gioco carica soverchiante. Distruggi ogni creatura con forza pari o inferiore a 4. Ottieni un vincolo. Quindi io mi prendo un vincolo. E quindi questo muore. 1. Questo muore. 2. Questo E muore. prendi un'ambra 3. per ogni creatura, no? No. Questo muore. Questo muore. Questo muore. Questo muore. Guarda se c'hanno effetti distrutto. E che dice questo? Eh sì. Perché? Ti odio. E poi che è distrutto? Perché sì? No. Credo Metti 4. E beh, che fa poi? di no. Rimane Niente, lì. sta là. Vabbè, c'è un forziere vuoto. E ho un vincolo, 4 carte, quindi pesco una carta sola per andare a 5 e tolgo il mio vincolo. E sto in Che check. noia! Perché che t'ho fatto? Com'è che mi hai fatto? C'era un forziere fantasma alla portata di tutti. Guarda che il mare e i tesori del mare sono di Ma chi li questo va a sposta prendere. un'ambra da una creatura a un'altra creatura, quindi anche alle tue. Eh sì, se non c'è scritta amica, sì. Quindi Ah, sì. tipo puoi prendere poi di Sauriani o metti qua e poi mi ammazzi questo o questo e poi lo prendi. Figo. Eh sì. Allora, Sauriani, sposto questa a questa. Poi E poi questo gioco. gli toglio stordito Ah sì, quindi è così. Poi gioco lo pterodattilo. e un altro stordito. Faustus il grande. Ok, gioco. Puoi esaltare una creatura amica se lo vuoi. Se vuoi, eh. Sì, voglio. Altro 12. Ok. E costa più uno, vediamo il cave. Costano più 1 per ogni creatura, quindi costano più 2 per me. Ah sì. Quindi non puoi forgiare al prossimo turno. 2, 4, 6, 7. No! C'è la miseria. Non lo vedete, ma in questo momento papà ha una faccia disperata. Ah! E poi con questo ti attacco questo.
Con quale? Con questo. E quindi... Ah no, 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 non muoiono. Eh no. Ah, ma io non ho alzato la marea. È già alta. Ah, l'ha alzato per sé. Devi alzare tu. Scambio di flussi. Uffa. Quindi... Ah, c'è la marea bassa, non puoi attaccare con questo. Che fai, prendi tre vincoli? Sì. E via dei tre vincoli, eh? Con questi qua si mette i vincoli. Vabbè, ah, effettivamente c'è la. Quindi marea alta. E quindi attacco con questo. E... questo muore. E tu ti prendi l'ambra. E tu mi fai 6 danni, giusto? Sì. Ah, però, scusa. Ah, no, ok, ok. Era questo che fa solo 4 danni. Volevi. C'hai ancora questo? E ha raccolto quest'altro il paraguardiano. Se lo vuoi, lo aggiungi ognuno dei suoi vicini. Volendo, puoi fare raccolto. Esatto. E questi due sono presenti. Sì, sì, lo so. Vabbè, allora sì, lo faccio. E mi prendo un'ambra e raccolto. E sto in check, vai. Paravento. Mi piace questo mazzo. Fammi vedere. Il mio mazzo. Sì, sì, per carità di Dio. 4. Ah, è vero, meno una. E quindi mi fermo a 5. E da 3 scendi a 2. E 2, 1, 2. Ok. Allora. Che carino. Ingabbiare dagli schemi di pensiero, papà. 9. E riprendo in mano gli archivi. Che carino. Gioco. Che gioco? Gioco Logos. E gioco teoria o congettura. No! Archivio due carte dalla fine del mazzo. Poi gioco teoria o congettura. Archivio due mazzo. Ma perché quelle cambiano sempre insieme? L'ho prese, l'ho spostate dalla pila degli scarti. Poi gioco carica elettrostatica. Fai fare una miglioria. Me da un'ambra. E dove la metti? Molto lo dico. No, vuoi anche non metterla? Ah, metto qua. E poi... questa marcofredo è figa, ma... quindi deve morire quello. Perché? La devo mandare al suicidio. Perché? Così non fai danni a queste. All'inizio del tuo turno infliggi due danni a ogni... E psi. Però questi hanno protetto. Beh, c'è già, metto qua. No! Non e... puoi, ormai l'hai vista là! Mamma mia, oh, ecco! La reggere io! Vabbè, state... per finalmente pesco uno. Erano 8 turni che non pescavo. Quanti... ah, io faccio? Niente. Tu quante ambre hai? 2, 4, 6, 8. E devi forgiare a? 8. Ah, 9. Ora a 3. A 9. Splat. Guardate. Guardate, all'inizio del tuo turno, la marea è mia. E questo fanno due danni e due danni. E quindi si tolgono. No, aspetta, protezione. Ancora no. Come no? All'inizio del turno? Ah, oh, è vero, all'inizio del turno. Tolgo protezione e protezione. Allora, Sauri sposta un'ambra da una creatura a un'altra creatura. Mi metto qua. Poi con questo fatto con lo stordito. Poi. La marea è alta per me, eh. Quanti ambrai quindi? Sempre 8. E oggi? E parli tu. E raccolto. No, questa la puoi usare? No. Ah, non infligge danni, ok, sì.
C'è questo pure? Lo so, Ah, ok, però scusa. vabbè, faccio una conta per questo. Ha vinto quasi. E passo. È vero, sono tre le chiavi, è Siamo vero. 14. Ok, allora. Sta già a 5, mi trovo un vincolo anche se non pesco, visto che sta già a Sì, certo. 5. Vincendo, Io riprendo gli archivi e vediamo un po'. Allora, innanzitutto ci giochiamo subito questo. Strana ordinazione che mi dà le mie belle tre ambre. ancora quello. L'ho ripreso. T'avevo detto, curamela. No. Poi gioco prosciugare il fiume. Ogni creatura ottiene, mentre la marea è bassa, questa creatura non può raccogliere. Quindi se la marea è bassa, non può essere usata per Vabbè, raccogliere. al prossimo è scambio dei flussi. Poi metto giù il Siniscalco Sargassa. Il che? Siniscalco Sargassa, una creatura Sanctum, finalmente la prima che mi capita in tutto il mazzo. Dopo che un giocatore ha alzato la marea, una creatura sotto il suo controllo cattura due dal suo avversario. Poi gioco Registro della mano rossa, che mi dà un'ambra e Quante catturo un'ambra. E ambe? No! la metto sul Venator Raltum. Dopo che ti sono stati rubati una o più ambre, il tuo avversario salta il passo forgiare una chiave nel suo prossimo turno. Io non ti ho rubato. Vabbè, se me le rubi, non puoi più. Ok. E poi. Mi sono stufato di avere queste carte in mano, non ce la faccio più, però la speranza è che presto mi serviranno, anche se presto è finita la partita. E vabbè. E poi passo. C'ho carte. Ah, c'ho creature sauriane, sì, uso questa. Allora, uso la strada imperiale, gioco una creatura sauriana, quella creatura entra in gioco stordita. Ah no, questa è un'azione, va tra piazza e coach. Allora, gioco questo, il Cornice in Octavia. Il che? Cornice? Cornice in Octavia, azione, cattura due ambre, entra stordito. Quindi catturi... Ah no, No, nazione. è un'azione. E ah, e qui io c'avevo più due, una manco un motivo, vabbè. Mo ci metto però, momentaneamente questi hanno più due, mi sono sempre scordati per tutta la partita. E ho finito, estate, e vado in check, scambio Forse. dei flussi e stai così. E praticamente puoi raccogliere, puoi fare quello che ti vuoi. Sì, infatti E raccoglio. vabbè, devo fare. Che casata? Sauriani. Sempre Ho Sauriani? solo Sauriani. Ricordate sempre di far girare pure le carte che c'hai in mano, eh? Basta. Allora, qui fai due danni e due danni. Giusto? Sì. Quindi fai 5 raccolti? Sono finite le ambre? Ce l'ho tutte io? Quante Ne ho te ne prese servono? tre. Quante te ne servono? Cinque. Ah. 3, 4, 5. Vediamo, poi che sono queste. Ma è brutto. E mo le tolgo, le riprendi, dai. Poi Ma le tolgo, sentite come quella si là che poi vanta. fa? E niente, non lo Ah, vabbè. Va bene, ok. Quindi è finito? Eh sì. Va in check? Eh sì. Posso pagare finalmente? Posso fare anche io la seconda chiave? No. Come no? 2, 4. Ah, pago 6, giusto? E No? no, la paghi 9. Eh sì, la chiave del 6, cielo sta pagando. 7. Come? 8 e 9. Tiè, eccotene 3. Grazie. Dammi quelli. Cioè, ridammi, li metti qui.
Che poi prima in realtà pagavi un e meno. Ah no, ma non l'hai fatta prima, ok. Perché te l'ho sempre impedito, eh? Io tolgo il vincolo. Se non hai pescato. E ok, io rigioco Sanctum. No. Ah, dopo che un giocatore ha alzato la marea, una creatura sotto il suo controllo cattura due dal suo avversario. Tu hai alzato la marea, quindi ti è, catturi pure due, dove li puoi mettere? Ma posso dividerli? No, una No, creatura. allora Ok. qua. E sono rimasto senza. Ah, però ho forgiato. Ok. Allora. Che fa questo? Un pterodattilo entra in gioco stordito, infligge solo 4 danni quando sta combattendo. 4 danni ogni vicino della creatura contro cui il pterodattilo sta combattendo. Cattivissimo sta cosa. In realtà dovrei cercare di ammazzare quello. Ah sì, così per dire Ok, allora, io con questo finalmente ti ammazzo questo e muore pure lui, giusto? ah, eh sì, ho 12. Che te pare No, appunto, ho enfatizzato. poco? Poi gioco Luce Perenne. Che mi dà un'ambra e gioco una creatura Sanctum dalla via di scarti in qualsiasi punto della mia linea di battaglia. Però Ciao. entra. La Eh? giochi, quindi entra. Cioè, non la puoi licenziare. No, è entra così. Carino. Appunto. E poi gioco Abbattimento che mi dà un'ambra e catturo tutti gli ambri del mio avversario tranne 5, distribuendo su un qualsiasi numero di creature mie. Ti odio. Con Piacciono i tutta me 5 stessa. Catturi e dammi il resto. Fatti solo. però, non te ne Vabbè. prendi. Sì, vabbè, però tanto. No, catturi. Vabbè. 1 e 2 e 1 e 2. Ti odio. Ma perché? Mi Vabbè, mamma mia. La marea è bassa, quindi non posso fare niente. Sì, state. Pesco 2, pesco 3. Mazza, penso all'inizio della partita che non pescavo 3. Allora, e ora si cambiano i flussi? Dico così. Yuhu! Perché? Non puoi raccogliere. La marea è bassa. Ogni creatura ottiene, mentre la marea è Oddio bassa, questa creatura no! non può raccogliere. Yuhu! Vabbè, stanno a 12, 6 e 4, dai, ci sta. Hanno 12, 6 e 4, sono forti. E 10. Allora, questo è 7, giusto? Questo c'ha 7 di forza, sì. Allora, con questo... Allora, al precombattimento infliggi 4 danni a A ogni chi vicino combatti? Chi alla attacchi? creatura. A lui. Ok, non mi ricordo. Lo stordito si può difendere? O quando è stordito è morto praticamente. Attenzione. Quando una creatura diventa stordita di una cosa di stato, mentre una creatura è stordita non può combattere, raccogliere, usare capacità. Ah, no. Una creatura pronta e stordita. Allora, una creatura pronta e stordita che può essere usata normalmente può invece essere usata esaurendola per rimuovere il suo segnale stordito. Se una creatura stordita viene attaccata, infligge comunque danni alla creatura attaccante durante il combattimento. Ah, ok. Infligge comunque danni. Allora, chi attacchi? Lui te l'ho Allora, detto. con lui attacchi lui. Quindi fai 4 danni a questo, giusto? Quindi prendi e gli fai 4 danni che però in realtà sono 2, perché c'ha Sì, l'armatura. scusa. E a questo gli fai 4 danni. E No, 12. no. Ah, sì, quello che ho Questo gli detto. fa 4 danni e questo te ne fa 7. 3 in realtà, lo scudo. Ah, 3, bravissimo. E quello se ne fa 7. Poi.
Poi. Non può raccogliere? Lo so. O attacchi o Con passi? questo attacco di. Allora, quindi con questo attacchi questo. Quindi fai 4 danni a questo, che si prende tutti perché lo scudo già l'ho usato prima. E È quindi va a morto? 7, Ah no. è morto. Ah sì, è morto. E te fai 2 Giusto, sì, 7 ambre. E poi fai 4 danni a questo, che è era. Che è morto. morto. E prendo un'ambra. E questo te fa 7 danni. Però prendo un'ambra. Sì. Questo è morto? No, ha fatto 7 danni. E poi basta. Anzi, no, sposto Ah, questo fa un'altra. 2 danni e 2 danni. Questo è morto e questo subisce 2 danni. È questo, no? C'è la miglioria. Ah no, c'è questo. Basso. Jack. Questo qua che gli fa niente. Niente. Va. Sta in check, eh? E io che c'ho qua? Piffero, porca miseria. Cavolo. Non c'ho carte che rubano, mi sa che hai vinto. Vediamo. Allora, questo non mi serve per non farti vincere. Come ragioni. Beh, sì, per forza. E già, sto vincendo. Buona. Ah. No, non ce Allora, l'hai! gioco Sauriani. Non Piano, stai muovendo tutto. E gioco il Lapisauro che ha provocazione e mentre attacca il Lapisauro le creature nemiche ottengono precombattimento e salta questa creatura. Quindi se lo attacchi te si carica le ambre. Poi gioco. E sì, questo. Faustus il Grande. Le chiavi del tuo avversario costano più uno per ogni creatura amica sì, con quello che anche io. un'ambra o più su di essa. Gioco, puoi esaltare una creatura amica. E la esalto. Quindi le tue chiavi adesso costano più 2. Poi gioco Ce il la posso ancora fare. Console Primus, che ha raccolto, sposta un'ambra da una creatura a un'altra, e poi gioco l'azione decadenza. Ovvero. E posso esaltare, ripristinare e usare una creatura amica. Ah, tu prima alzavi la marea, maggio. No, Con lo no. scambio di L'avevo già fatto, non potevo raccogliere. flussi. Ah, scusa. O esalto, ripristino e uso una creatura amica. Oppure sposto un'ambra da una creatura a un'altra creatura. Che mi conviene fare? Attenzione, perché se sposto. No, allora esalto, No! quindi metto qui. Quindi costano 9 le mie chiavi. Sì. Esalto, la metto qua. Ah Continuano a costare 8 allora. no, è vero, No, no, qua e no, costano 9, l'avevi messo! la ripristino e raccolgo. La metto qua e dopodiché ho finito e questo sono più 2. E pesco 4, 1, 2, 3 e 4. E le tue chiavi costano 1, 2, 3. Pescano 9, 9. 9, quanto c'hai? 8. Allora cambio la marea. Vediamo che faccio il turno. Sauriani, raccolto, raccolto, raccolto. Ah no, questo fa 2 danni, quindi è morto. Questo fa 2 danni. È morto? No, No. no, ancora no. E quindi prendo 3 ambre, raccolto. Ma quanto dura sto? Abbiamo finito. C'ha tutte. Ah, perché stanno tutte sopra. Ce ne abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e 9 ambre tra creature esaltate e catturate. Fantastico. E sposto un'ambra da qua a qua e poi gioco questa mano.
Che fa? Puoi saltare una creatura non sabriani amica, ma non ce l'ho. E se lo faccio, raccolgo con essa. Ah, ok. Vabbè. Ripristina tutto. Passo. Sto Jack. È la miseria. 3, 6, 9, 10, 11. Che non mi fai perdere altre carte e che non mi fai prendere altre ambri in più. Che figa questa. Complicato, complicato, ragazzi. No, non è complicato, basta che ti arrendi. Ma perché? E così vengo io. Allora, io gioco Sanctum. Ah, ma noi ci siamo sempre scordati questo. Che fa quello? Dopo che un giocatore ha alzato la marea, una creatura sotto il suo controllo cattura due ambre dal tuo avversario. Verso avversario, quindi io la catturavo, tu catturavi. Vabbè, famo che la consideriamo dopo. Quindi mo se arso catturo, dai. E allora io metto il Cavaliere Devoto. Che riceve più due forza finché si trova su un fianco. E visto che sta anche su un fianco, si prende start più due. E poi gioco il Maestro Elemosiniere che c'ha schieramento, quindi lo posso mettere in mezzo. Catturo un'ambra. Ah. Che c'è? Inizia a prendermi le ambre. Che non posso? No. E poi ogni vicino del Maestro Elemosiniere cattura un'ambra. Quindi cattura e cattura. E non posso forgiare. Beh, no. Quanti ce n'hai? 8. Spiace. Non è vero. No, no, veramente. Poi gioco questa che non ce la faccio più. E mi prendo un'ambra. La metto così. Ma non faccio l'effetto. E poi non posso raccogliere perché la marea è bassa. Porca zozza. Quello c'ha... Questo c'ha 8. Cioè c'ha, che questo fa 4 e in più mi fa 4 danni a questo, giusto? Che sono 2 danni. E ha 7 con 5 danni muore, quindi io l'ammazzo e mi fa 4 danni. Sì, allora con questo e attacco l'Pterodattilo qua. E muore. Quindi l'Pterodattilo mi fa 4 danni per il combattimento e io ne prendo 2. Perché c'ho armatura. E poi fa 4 danni al vicino, che ne prende 2. E muore. Perché ha armatura. E quello muore perché io gli faccio 8 danni. Quindi io mi faccio pure 3 ambrette. E se sono fatti con un pterodattilo. Dopodiché io ho finito. E pesco 3. 1, 2 e 3. E sono in check. A quanto? 2, 4, 6, 8. Non so se devo. Che c'hai ancora carte? No. Logos. Principio di immersione. Ah, che faceva quella? C'è ogni giocatore perde un'ambra. Se la marea è alta, ogni giocatore perde invece metà delle sue ambre. Porca miseria. Quindi io perdo 4 ambre. 6, 7, 8, anch'io. Mannaggia a te. A me ha fatto te, ma che vuoi? Ero disperata! E poi? Ah, questo fa 2 danni e 2 danni. Di questo direi che è morto, forse. Era ora. E che si è dovuto dare? Tic tac tic. Teoria o congettura? Chiedo le carte.
La cima. Ma tanto puoi guardare dopo, dai. Non puoi prendere adesso l'archivio. E passo. E passi? Quanto devi pescare? Sì, c'è tu. Pesca. Allora. Questa non la giocherò mai. Prego, alza la marea. Per Perché? te, alza la marea. Perché Perché devo alzare la marea? ti serve alzare la marea, vero? Sì? Ma perché devo alzare? Perché devo alzare la marea? Perché devo alzare la marea? Non ho capito. C'è qualcosa che mi sfugge. Vabbè, ok. Alza la marea. Allora, io gioco Sauriani. E gioco vantaggio di portata, che mi dà un'ambra. Se la marea è alta, una creatura amica cattura 3, altrimenti alza la marea. E quindi alzo la marea. Ho Grazie, ti voglio bene. alzato la Più o meno. marea Più o meno. e quindi catturo 2. No, non ti voglio bene. E li metto qua. Uno qua e uno qua. E poi gioco e questa. Gioca solo se la marea è alta. In un sol boccone, scegli due creature, epura la creatura meno forte e metti un ammontare di segnalini più una forza pari alla sua forza sull'altra creatura scelta. Quindi, questa c'ha forza 8, questa c'ha forza 5, la epuro e metto più 5 su questa. E poi gioco Corno della Sirena. E lo metto questo c'ha più uno, no? È caduto da qua. Lo metto da qui. Mi dà un'ambra e questa creatura ottiene precombattimento, sposto un'ambra da questa creatura alla creatura contro cui combatte. E poi faccio raccolta, raccolta e allora raccolto, raccolto. E su due ambre e poi faccio il raccolto, sposta un'ambra da una creatura a un'altra e la sposto da questa a questa, faccio il raccolto e poi basta. E poi sta a te. E devo rimischiare per pescare. Allora, prendo un mano di archivi. Alzi la marea, quindi E alzo. catturi due. Io sto ancora in check però, eh. Ombre, riccio monello, cattura un'ambra, se la marea è alta invece ruba un'ambra. Ok. Rubi un'ambra. Quindi al prossimo turno salti forgiare la chiave, eh? Perché hai rubato. Avveleno questo qua. E Pure. Forza, forza, forza. poi furto saccheggio. C'è l'effetto tra ruba un'ambra e una creatura amica cattura 3 Fai? ambre. E Sinceramente ti suggerisco ruba. segni combattimenti inflitti sopra che silva. Addio, sì, tanto non forge. E poi passa. Ah, Ah, vedi. io devo pescare te. Caisto. No, non è niente. No! Oddio, no! Vabbè. Allora, la marea è bassa, non posso raccogliere. E quindi non posso neanche giocare a sta carta. E
Certo, quei 5 ambre mi fanno veramente gola, eh. No. Sì, mi fanno gola. Ah, questo fa 2 danni a questo. Bzz. Ah no, però era, non l'hai messa adesso, scusa. Infatti. Scusa, ho chiesto scusa. Ma quindi al prossimo turno questo già muore. Sì. Questa la dovevi togliere subito, hai continuato a farla stare là. Ok, guarda, devo trovare una maniera per alzare la marea. Ce l'ho qualche carta che mi fa alzare la marea? Non No, c'è il simbolo. Ah, no, no. no. Allora, pago 3 vincoli. Sì, mi prendo 3 vincoli e alzo la marea. Dopo che ho alzato la marea, posso catturare 2. Quindi prendo e catturo 2. Ok. Ma non le puoi separare. Ah, una creatura, hai ragione. Scusa, tesoro. Hai ragione. È inutile fare il gentile perché tanto stai Non vincendo. sto vincendo. E gioco strana ordinazione, faccio 3 ambre, scarto, poi gioco in maniera pazza e suicida, siniscarco smargiasso qua e attacca quest'altro. Quindi io ti faccio 8 danni e E muore. muore. E tu me ne fai No, però 6, ti prendi con 5. due me ne fai 4. 4, quindi ancora non è morto, ancora resiste Questo? questo. Ah, questo no. Però io mi prendo 5 ambre. No. Eri contenta? No, la carta è questa, mio, potenziamento. E ok, questo ancora non è morto. Quanto ti manca per morire? Questo c'ha 6 più 2, 8, quindi 4, 5, 6, manca 2. Poi maestro lemosiniere t'attacca. Guarda, guarda che mossa, eh. Sei pronta? No, non vuoi sapere. T'attacca questo. Questo muore. Questo però c'ha veleno. No, ma questo, i danni in combattimento inflitti alla forza di questa creatura distruggono la creatura danneggiata. Ammazzi, perché c'ha Ah, ok. veleno. Quindi questo muore. Anche questo. Quello muore. Oddio, c'ha. Scusa, com'è veleno? Infatti mi sa che quando I ti danni in attacco io combattimenti muori. inflitti dalla forza di questa creatura distruggono la creatura danneggiata. No, è che non me la danneggi. Perché il mio c'ha uno d'armatura. Vabbè, volevo. Tiè, morto. E con questo raccolgo. Hai Volevo usare un'altra carta carina che c'avevo. vinto lo stesso, papà. State. E io non posso fare niente. Sicura? Non Sicura? c'hai tipo un miasma. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Vabbè, no, 10, sai che 11, c'è. Però 12, vinci lo stesso. 13 e 14. Non ce l'ho mai avuto. Vinci lo stesso, niente. Vabbè, gioca, dai, finiamo il turno. Allora, innanzitutto Logos. alziamo la marea e quindi mi catturi 2 ambre. Che non le puoi mettere da nessuna parte, quindi. Porca zozza, ho tutte le eccezioni alle regole, ho beccato. Catturare. Gli amber catturati vengono presi da riserva di amber avversari e collocati su una creatura controllata da un giocatore che sta catturando, a meno che non sia specificato diversamente. Gli amber vengono presi da un giocatore che li ha catturati. Gli amber catturati non possono essere spesi. Con una creatura, con un PMA. Gli amber vengono collocati. Ma se non c'hai. Boh, famo che non puoi catturare. Vabbè. Principio di inversione. Ah, uno. Ah, dobbiamo scambiare la marea. Ha già fatto. Ah, ok. Quindi io ne perdo una e tu ne perdi 4, sette. 5, 6 e 7. 2, 4, 6 e 7. E basta. Sì. E basta. E non posso fare più Non c'è niente, niente. Logos. Ho un artefatto, però entra in gioco. Ah, vabbè, te lo metti qua. E niente. Niente, uffa. Vabbè, dai. Dura da un Ti sei botto. divertita? Sì. Chissà se sta ancora riprendendo. Sì, sta ancora riprendendo.
Dopo un'ora e 46 minuti di ripresa, un'ora e 45 minuti di ripresa. Vi guarderete un'ora e 45 minuti. Vi siete divertiti a guardare questa partita? Tu che hai guardato, non lo so se vediamo un quadrato, fra un po' così. Sì, però. Tu che sei arrivato fino a questo punto, vinci un saluto particolare. Scrivici se sei arrivato fino a questo punto del video e puoi scegliere o io o Gaia o Federico, ti faremo un saluto dedicato sui nostri canali social per ringraziarti di essere arrivato fino a questo punto. Se invece hai saltato e sei arrivato a questo punto, ti sono reso di te. Quante regole avremo sbagliato, Gaia? Beh, io direi 5 o più. Ma guarda, allora, secondo me la marea dovremmo averla gestita bene. Ci siamo scordati questa. E questa. Questa qua per un paio di turni. Però per il resto penso che siamo andati abbastanza bene. Poi io volevo... Quindi forse non è valida, quindi potevo vincere. Ha vinto l'amicizia, no? E volevo che tu mi ammazzassi il mastro elemosiniere col... No, grazie. Allora tu mi ammazzassi il mastro elemosiniere con il monello riccio. Io poi lo mettevo qua. Quello che mi ha ucciso? Sì. E poi giocavo luce perenne e facevo un'altra ambra e lo rimettevo qui. E ti catturavo un'ambra qui e rimettevo un'altra ambra qui e un'ambra qui. Ti catturavo tre ambre con questa mossa. Hai invece manco me l'hai ammazzato in un'azione suicida. Me l'hai ucciso tu, che vuoi? Comunque, che ne pensi di questa espansione con la marea? Figo, mi piacciono. Io voglio trovare gli abissali però. Porca zozza, sono tre mazzi che apriamo e neanche un abissale. Ammariamo. Cioè, stiamo parlando di una creatura... Non voglio vedere. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 4, 13. Una creatura 13 con 2 d'armatura. Meraviglioso cavaliere devoto! ha vinto l'amore sulla falsità! Ok, evviva! Vi siete divertiti a guardare questo video? Sì. Come io mi sono divertito a vincere con Gaia? Ah, scherzo. Dai, penso ti ho fatto vincere apposta. Sei molto buona, nonché generosa con il tuo vetusto padre. Ti ringrazio e ringrazio. E mi onori. E ti onoro. E quindi abbiamo qui la falsità contro la modella dell'amore. Ricordiamo il risultato. No! Amore 3, falsità 2. Partita tiratissima, un paio di momenti di stacco, ma poi se non la sbagliamo, ho sbagliato troppe regole, comunque è stata divertente, dai. Beh sì, dai. E quindi alla prossima partita, visto che ho vinto, posso avere io il tappetino degli abissali? No. Ah, allora, almeno ci hai pensato. È mio! Almeno ci hai pensato! Ho fatto un pensiero, dai. Oddio, si muove tutto, attenzione. Ciao a tutti! E grazie di averci seguito e se avete suggerimenti per i nostri video su Keyforge, visto che siamo abbastanza nuovi su questa cosa, e vi preghiamo di scriverceli in maniera così da modificare anche i nostri contenuti affinché tipo che Gaia non muove il tavolo in maniera che così non vibra tutto, in maniera che così siamo, diciamo, realizziamo dei contenuti migliori per i nostri fan e vabbè, per i fan di Gaia. Mi ritiro. No, stanno. I nostri fan. Vabbè, Gaia, i fan di Gaia. Ciao a tutti ancora. Ciao. Ciao. Seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube e seguite il nostro sito web. E andate anche a curiosare il Keyforge Network. Tu. Ciao. Ciao.